girare, la sappiamo usare per raccontare tutto questo viaggio che ho fatto. E, come dicevo, ci sarà poi un'altra parte che aggiungerò dopo, quindi farò una cosa un po' più completa, che riguarderà anche Sanremo. Io ho ripreso molte cose anche dietro le quinte per andare un po' a portare, a far vedere quello che ci succede dietro in quel posto che è assurdo, è un posto di pazzi, e quindi ci sarà poi a fine tutto quello che c'era, la tournée, le prove del disco, tutto quanto poi verrà messo dentro una specie di contenitore, sarà un documentario che vedremo quando comunque. Allora, io volevo raccontare questo album con le vostre domande, però volevo farlo evitando la domanda un po' fredda del giornalista che va magari sul tecnico, e sapere da voi le cose, le vostre curiosità, quelle che sono, diciamo, le cose che vi sono venute in mente vedendo quello che avete visto fino adesso di questo. Chi inizia? Pensa che ho visto Sanremo solo per piacere di me. È stato molto complicato anche per me stare a questo. Però io devo dire che mi sono molto divertito. Alla fine io sono andato, visto che hai fatto giusto un'affermazione più che una domanda, e quindi rispondo. Quando mi hanno proposto di andare a Sanremo, in realtà io ero già uscito con la risposta rabbia, che erano due singoli che erano andati molto bene. Quindi iniziava a profilare una bella strada per questo album. In genere, quando uno va a Sanremo è perché ha bisogno di uno slancio promozionale molto forte. Allora in quel momento lì ho ragionato su un fatto, se non andare, perché era già tutta la macchina della promozione del disco, sarebbe dovuto uscire a gennaio, quindi a gennaio ho tutto studiato, non uscisse a gennaio, quindi ho dovuto fermare tutto quanto per fare Sanremo. Però appunto prima ci ho riflettuto un attimo e ho capito che volevo andare per andare a dominare quel palco. Quel palco è un luogo che fa paura a tutti i cantanti italiani. Si cagano tutti i soldi. No, perché è strano, cioè capitavano due singoli fuori, andare a Sanremo è strano, cioè non vai per, non lo so, per promuovere l'album, perché ormai già ha due singoli belli fuori, quindi quello era il terzo, quindi sarebbe stato il terzo, e quindi alla fine mi sono detto, perché se vai, perché ci vai? E ho pensato che volevo proprio andare a schiacciare quel palco, volevo andare a far vedere che si può stare su un palco anche solo 3 minuti e pensare a uno spettacolo, anche se sei fuori dalla tua zona confortevole. E quindi da lì è venuta la scelta del pezzo. Avevo anche altri brani, io avevo per esempio La Luna Piena, che è un pezzo che poteva anche magari essere considerato più sanremese, diciamo. Però io volevo andare a dominare quel palco, a uccidere quei demoni che si nascondono dietro le quinte dell'Aristo. E per farlo avevo necessità di farlo con un brano che mi faccia sentire a casa, quindi un pezzo con la mia cassa che si muove, con un ritmo incalzante e con delle armonie che mi regalavano la mia tranquillità. Tipo. E quindi ho scelto Vedrai, che casualmente poi era un pezzo. Rispetto al Subsonica, la prima volta che ho visto Subsonica, come è stato? Allora, la prima volta di Subsonica è stato divertente, ma non ce lo siamo goduti tanto, perché innanzitutto eravamo molto più giovani, quindi inesperti, e anche un filo più poco concentrati, diciamo. E in quel momento ci stava esplodendo tra le mani un qualcosa di cui noi non sapevamo ancora, e quindi per noi era tutto un gioco. Da quell'esperienza lì non mi ricordo quasi nulla, a parte il fatto che dormivo veramente poco. E mi divertivo tutta la notte con chiunque ci fosse con noi. Invece questa volta volevo proprio assimilarlo, volevo vedere cosa succedeva lì, volevo far parte dello spettacolo. Io, tutti quelli che cantavano prima di me, io li andavo a vedere in sala, suscitando lo stupore di tutti, dicevo, poi andare a vedere gli altri cantanti in sala. Perché far parte di uno spettacolo è anche questo. Io sono abituato a concepire uno spettacolo di 2 ore. Stando in quello che l'ho fatto anche bene grazie a questa cosa qui, perché se tu vai prima a vedere cosa c'è prima di te,
sai esattamente cosa fare in quel momento dello spettacolo, e quindi mi ha aiutato tantissimo a essere nello spettacolo, essere su quel palco. Tu sei l'unico, cioè solo con te l'orchestra ballava, ballavamo tutti, gli altri cantanti tutti vai da altri, anche Francesco, vabbè lei ha bisogno più di spinta, quindi ma forse lei c'è arrivato subito dopo Albano, ci sta un attimo di ancora da giorno.